come Regione Marche noi siamo orgogliosi della bellezza delle nostre aree interne, posti fantastici, qualità dal punto di vista ambientale, paesaggistico, enogastronomico, sono veramente il cuore straordinario di questo paese. Noi leggiamo nel terremoto, che come in tutte le cose negative è anche un'opportunità, cioè quella di invertire questa tendenza allo spopolamento. Quindi la riqualificazione e la restituzione e ricostruzione non è solo quella dei muri, delle case, quella è necessaria, serve, è fondamentale, ma anche nel mettere in campo quelle che sono politiche per il ripopolamento e il rilancio economico di queste aree. Quando si chiede una zona franca urbana rafforzata, che sono agevolazioni fiscali per chi opera nelle zone più colpite, per un periodo lungo, non per 3 anni, per 10-15 anni, esprimiamo esattamente il contrario, cioè quello di creare condizioni straordinariamente positive per chi vuole investire, chi vuole continuare a vivere in questo territorio. Una ricostruzione fatta di sole mura non servirebbe francamente a nulla, ha bisogno di essere accompagnata di una politica di rilancio. Abbiamo elaborato insieme alle associazioni di categorie, le 4 università marchigiane, un piano strategico che ha raccolto oltre 100 progetti del territorio che parlano di questo, parlano di economia, di turismo, di rilancio di quei territori. Sarà per noi il prossimo passo da condividere con il governo, con accordo programma quadro, come è avvenuto anche in altri terremoti, che ha proprio in questo caso a cuore il tema delle aree interne e del loro rilancio.